Pareggio in trasferta alla ripresa del campionato di Serie C1 per il Sulmona Futsal, che nell'anticipo serale non va oltre il 3-3 contro le Schietti. C'è un po' di amarezza per aver conquistato soltanto un punto da parte dei biancorossi, che però hanno dovuto fare a meno di elementi cardine come gli squalificati Junior e Sanchez, insieme a Gianzante, che nei giorni scorsi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Primi tentativi dei sulmonesi con Palladino e Porcù, mentre sull'altro fronte Toto trova l'opposizione di Agostinelli. La partita si sblocca al settimo con il gol del Sulmona. Palladino, servito da Ginnetti, mette nelle condizioni Porcù di battere a rete per un vantaggio che lasciava per sperare. La squadra di Fonte si spinge ancora in avanti, controllo e tiro di Veneziale, che non riesce a superare Trusniak con la palla che sfortunatamente colpisce il palo. Pericolo poi nella porta di Agostinelli, Di Paolo apre per Festa che manda fuori. I padroni di casa si vedono con Mastronardi sugli sviluppi di una punizione. Al 18° le Schietti pareggia. Basso recupera ed attraversa tutto il campo, fornendo a Mastro Vincenzo la palla per il gol che ristabilisce la parità. Il Sulmona fa il possibile per ottenere il nuovo vantaggio. Agostinelli propone profondità liberatore che impensierisce Trusniak. Il gol voluto e cercato arriva al 24° ancora con Porcù, che, servito da Ginnetti, realizza la doppietta che permetterà di chiudere il primo tempo sul 2-1. In apertura di ripresa il Sulmona sciupa con Palladino la possibilità di incrementare il vantaggio. Le Schietti prima si rende pericolosa con Di Federico e poi riesce nuovamente a pareggiare. Dopo un corner basso serve Toto, che tira di prima intenzione portando il punteggio sul 2-2. Al 19° le Schietti ribalta la situazione portandosi in vantaggio. Dopo una rimessa laterale di Mastro Vincenzo c'è il diagonale di De Leonardis corretto in rete da Di Paolo per il gol del 3-2. Le emozioni proseguono con il pareggio del Sulmona che, in seguito al sesto fallo delle Schietti, trova il gol su tiro libero con Ginnetti per il 3-3, che sarà il risultato definitivo. Sulmona poi sfortunato con il tiro di Notar Andrea che scheggia l'incrocio e termina fuori. I sulmonesi beneficiano di un altro tiro libero che questa volta non va a buon fine, con la conclusione di Ginnetti che colpisce la parte bassa del palo. Terzo tiro libero per il Sulmona, ma la porta sembra ormai stregata. Batte ancora Ginnetti con la palla che termina sopra la traversa. Fino all'ultimo secondo c'è la massima attenzione affinché non peggiori la situazione al Sulmona Futsal, che è costretto ad accontentarsi del punto che dà ossigeno alle Schietti per la lotta salvezza.